Ciao guys, ciao ragazzi, bentornati e ben ritrovati. Ok, questa sera ritorniamo a fare ancora il Cesi Marciano, quindi passiamo all'esercizio numero 16 del Cesi Marciano. Ok, è un bel allegretto di Antonio Diabelli, sono 4 righe di esercizio, quindi non è lunghissimo. Anche questo, come alcuni precedenti, composto da due parti che si ripetono due volte tutte e due le parti. Quindi la prima parte è una riga e mezzo, la seconda parte sono le altre due righe e mezzo. Allora, un bel allegretto, carino, bello, fatto molto bene e anche divertente. Una volta che l'avrete imparato, questo qua è veramente anche divertente e piacevole da suonare. Allora, come sempre, facciamo mano destra, mano sinistra, mani unite in versione libera, free, su YouTube, mentre per quanto riguarda la lezione completa e tutti i dettagli, come sempre, dovete iscrivervi su patreon.com/blu studio record. Ok, mi raccomando ragazzi, se è la prima volta che vedete questo video e vi interessano le lezioni di pianoforte, iscrivetevi, quindi cliccate anche la campanella per poter ricevere tutte le volte che faccio un video nuovo, che posto un video nuovo e vi arriva la notifica. Per quanto riguarda il Cesi Marciano è un po' come la stessa, utilizziamo lo stesso metodo del Beyer, quindi mediamente sono un esercizio alla settimana, solitamente al venerdì posto sempre la lezione nuova. Per quanto riguarda altre lezioni che sono magari pezzi classici, quelli sono un po' intermedi e dipende un po' dalla difficoltà del pezzo classico, eccetera eccetera. A proposito dei pezzi classici, vi ricordo, perché è la prima volta lo dico e perché me l'ha già visto lo ricordo, è già disponibile il primo volume insieme anche al volume a tutto il Beyer, mette la preparazione pianistica completa in 118 video lezioni, e anche un altro corso che sono tutti gli accordi, le tonalità, bemolli, diesis, minori, maggiori, tutte le variazioni, settima, sesta, quinta, nona, quarta, tutto quanto che riguarda le tonalità e gli accordi. Detto questo ragazzi, bando alle ciance, andiamo a vedere questo bellissimo esercizio 16 di Antonio Diabelli, un allegretto. Ok ragazzi, eccoci qua allora con questo allegretto di Antonio Diabelli, esercizio numero 16 del Cesi Marciano. Allora, siamo in Do maggiore, anche qua vedete non abbiamo diesis in chiave, vengono posti solamente in alcune occasioni con tanto di bequadro, poi dove devono essere tolti, anche perché sì, ci sono delle battute con i bequadri anche se non era necessario, perché non essendo in chiave ed essendo un'altra battuta, era un discorso che avevamo già fatto altre volte, che è appunto un discorso di teoria questa più che altro. Ok, andiamo a vedere allora, è un due quarti, quindi dunque vediamo, mettete il metronomo a due quarti. Io direi, per studiarlo, questo qua lo facciamo andare a due, vediamo un po' questi due quarti qui a 70, ecco, questa è la velocità ufficiale dove dovrà essere fatto questo allegretto, perché diciamo l'allegretto è, ecco, questa è la velocità che andrebbe fatto. Per studiarlo, se volete farlo anche un attimino più lento, le mani separate, va bene, portiamolo a 60 e lo studiamo in questa maniera qua, anche se poi dopo, come ho già fatto con gli altri esercizi precedenti, quando lo andrete a fare lo fate senza metronomo, proprio perché, anche perché c'è un punto che è bello fare un piccolo rallentato anche se non è indicato nella partitura, però ecco, l'interpretazione è anche questo, dove ognuno di noi poi dà un'interpretazione sua del pezzo. Adesso andiamo a vederlo proprio teoricamente e quindi anche con il metronomo come dovrebbe essere eseguito. Allora, è in due parti, vedete, c'è la prima parte, una riga e due battute che si ripetono,
E poi c'è la seconda parte, che è appunto rimanente della seconda riga, più la terza e la quarta. Anche questo va fatto due volte, ok? Andiamo a vedere, io lo faccio una volta solo adesso, mano destra, mano sinistra, non sto lì a ripetere i ritornelli, faccio solamente vedere, poi dopo quando invece lo faccio a mani unite lo vado a fare completo, eh? Ok, andiamo a vedere, pronti? Uno. Ok, abbiamo fatto quello che era la mano destra. Andiamo a vedere invece adesso la mano sinistra cosa deve fare. Anche qui lo faccio una volta sola. Pronti? Uno. Ok, abbiamo visto anche la mano sinistra come deve essere fatta, eh? Quindi l'abbiamo schematizzata bene con il metronomo, un metronomo a 60, e adesso andiamo a vedere a mani unite come deve venire il pezzo. In questo caso però lo farò senza il metronomo, ok? Pronti? Andiamo a vedere. Ok, abbiamo visto a mani unite, vedete, senza il metronomo, come deve venire. Avete visto questo leggero rallentare che faccio nella terza riga? È bello, è un'interpretazione che è bella farla così, anche se effettivamente non è indicato dentro nella partitura. Va bene, allora adesso abbiamo visto mano destra, mano sinistra, andiamo a vedere, abbiamo visto le mani unite come dovrebbe essere il pezzo, interpretarlo, almeno io l'ho interpretato alla mia maniera. Adesso andiamo a vedere il discorso dei dettagli che, come sempre nel Cesimarciano, sono le dita. Vedete che Cesimarciano ci costringe.
qua, ragazzi, come deve venire fatto bene e in maniera corretta, eh? Quindi io l'ho fatto abbastanza lento, tranquillo, eh? Se volete lo potete fare sicuramente più veloce, però fatelo nel momento in cui siete certi e sicuri delle dita che dovete utilizzare, che devono essere tassativamente quelle scritte, eh? Quindi anche se vi scappa una notina, però non vi deve scappare. Se volete fare l'esercizio proprio perfetto, deve essere fatto così, ok? Oh, ragazzi, avete visto, è carino, quindi avete avuto occasione di, se seguite avete seguito la lezione, vedete che è molto piacevole, divertente, è un pezzo di inizio del 700, inizio 800, quindi, perché è di Antonio Diabelli, era di quell'epoca lì, fine 700, primi 800, eh? Quindi l'aria che si respira è proprio quella, eh? Bene, ragazzi, detto questo, mi raccomando, studiate e soprattutto divertitevi, perché la musica deve essere principalmente passione e divertimento e piacere. Vabbè, detto questo, ragazzi, io vi auguro un buon studio, una buona musica e vi saluto con il mio solito e consueto. Bye bye!